E passiamo con la politica. Sono 14 comuni molisani nei quali il 10 giugno i cittadini saranno chiamati al voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Sabato alle 12 ci sarà la presentazione delle liste riflettori puntati sui centri maggiori della regione Venafro, Larino e Guglionesi. Vediamo. Sono 14 comuni molisani nei quali domenica 10 giugno si voterà per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Nella provincia di Campobasso le amministrazioni comunali interessate sono Campochiaro, Colle Torto, Guglionesi, Larino, Macchiavalfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. Nella provincia di Sernia, Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro. In 12 comuni si arriva al voto per scadenza naturale, mentre a Campochiaro e Macchia Valfortore gli elettori andranno alle urne a seguito della morte dei sindaci Carlone e Carozza. A Castelpizzuto si voterà a seguito della caduta anticipata dell'amministrazione comunale. Complessivamente sono 37.788 i molisani chiamati al voto, 23.881 in provincia di Campobasso, 13.996 in quella di Sernia. Sabato 12 maggio la presentazione delle liste collegate ai candidati sindaci. Trattandosi di centri con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è previsto un turno unico senza ballottaggio. Riflettori puntati sui centri maggiori della regione. Venafro per la provincia di Sernia, mentre nella provincia di Campobasso i test più attesi sono quelli di Larino e Guglionesi. A Venafro la sfida sarà quasi certamente tra il sindaco uscente Antonio Sorbo e Nicandro Cotugno, già sindaco di Venafro dal 2008 al 2013 e fedelissimo dell'Europarlamentare Aldo Patriciello. A Larino il sindaco uscente Vincenzo Notarangelo, dopo cinque anni di mandato, potrebbe non essere ricandidato al vertice di Palazzo Ducale. Secondo indiscrezioni sarebbero ad oggi tre le liste civiche pronte a contendersi la vittoria finale. A Guglionesi appare scontata la riproposizione per il terzo mandato del sindaco uscente Bartolomeo Antonacci, già candidatosi alle elezioni regionali nella lista dei popolari per l'Italia di Vincenzo Niro. Antonacci è anche figura di rilievo del consorzio industriale della Valle del Biferno. Si attende di capire chi sarà il suo sfidante nell'area del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che non concorrerà con il suo simbolo in nessuno dei comuni molisani nei quali si andrà alle urne.